Eccoci per una nuova puntata di Radio Favi, appuntamento dedicato alla Segreteria Nazionale, Iniziative Comunicazione, Gruppi Bancari, Territori e Web TV della Favi. Io sono Filippo Virzì con il podcast settimanale dedicato a chi lavora in banca della Federazione Autonoma Bancari Italiani. Apriamo con le iniziative della Fabi e online la 13ª puntata di Fabi Weekend. Questa settimana parliamo di Monte dei Paschi di Siena. Unipol scommette su Biper. Nell'ambito della propria strategia di investimento, Unipol SAI ha ritenuto che la sottoscrizione del contratto rappresenti un'interessante opportunità di investimento in considerazione delle prospettive di rendimento complessivo del titolo Biper. Passiamo alla rassegna stampa. MPS può restare autonoma. Se il MEF vende il 2 luglio può succedere di tutto. Le dichiarazioni del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, all'ANSA, riprese dal quotidiano nazionale ed Eco di Bergamo, in vista delle prossime decisioni del Tesoro sul Monte dei Paschi di Siena. E occupiamoci delle assunzioni al sud. Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, alla Gazzetta del Mezzogiorno: in banca serve un ricambio generazionale più spinto nel Mezzogiorno. I dati sul gap di posti di lavoro nelle regioni meridionali. Ed è il momento delle nomine. Fondo Pensione Unicredit, la guida è della Fabi. È Franco Ottobre il nuovo presidente del fondo, eletto all'unanimità dal nuovo CDA di cui fa parte per la seconda volta anche Roberto Trebbi. Soddisfazione per il risultato raggiunto da entrambi i dirigenti della federazione, che vanno ad aggiungersi alle precedenti nomine della Cassa Sanitaria del gruppo di Piazza Gaulenti. Gruppi bancari, accordo su inquadramenti e figure professionali in Credit Agricole Italia, intesa raggiunta a 20 anni di distanza dall'ultima sul medesimo argomento. Il segretario nazionale Fabi, Elisabetta Mercaldo, ha dichiarato: segnale importante per le lavoratrici e i lavoratori. La coordinatrice di gruppo Losi ha aggiunto: percorso professionale normato e condiviso. Cassa Centrale, ecco il nuovo piano industriale. Presentato alle organizzazioni sindacali, il percorso per il periodo 2024-2027 Exausa ha detto: puntiamo al mantenimento dei livelli occupazionali. E passiamo a Fabi TV. Fabi risponde. Nella puntata di questa settimana, il dirigente sindacale Carlo Nepi spiega il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri relativo agli NPL, Non Performing Loans, decreto in linea con la direttiva UE, che permette a chiunque di acquistare crediti deteriorati, favorendo così la creazione di un autentico mercato secondario per gli NPE. Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. È stato recentemente approvato dal Governo un decreto legislativo per regolamentare la cessione dei crediti deteriorati. Può dirci di cosa si tratta? Ricordo che in precedenti interventi avevamo affrontato il problema delle diverse interpretazioni sulla legittimazione a svolgere talune attività da parte dei soggetti interessati alle cessioni di crediti non performanti, sfociate anche in contestazioni civili. È ora intervenuto un provvedimento del Governo che dovrebbe far chiarezza. Siamo in chiusura con Radio Fabi, l'appuntamento dedicato all'attività della Fabi su tutto il territorio nazionale. Se volete approfondire le notizie appena ascoltate o cercate altre informazioni sulla nostra organizzazione sindacale, andate su www.fabi.it. Da Filippo Virzì, l'appuntamento alla prossima puntata.